parte arriva il vantaggio in casa. Gliotti, dai 20 metri, batte una perfetta e potente punizione che si insacca nell'angolino sinistro della porta difesa da Crispino senza lasciar scampo all'estremo difensore ospite. Scaraventa in rete 1-0. Pochi minuti dopo il raddoppio, Menez scatenato colpisce la traversa, palla in campo ancora Liotti ed è 2-0 con doppietta per il numero 94. Azione sulla destra di Rivas, palla in area di rigore sul secondo palo, ha postato ancora Liotti che in coccia con la fronte schiaccia e batte sul secondo palo Castroti e dunque Regina in vantaggio. L'esultanza del neo allenatore amaranto Marco Baroni che adesso dà delle indicazioni precise alla sua squadra. Abbiamo rivisto e stiamo rivedendo il gol che ha portato in vantaggio la Regina. 4 minuti dopo, traversone di Del Prato, doppio liscio di 40 e Brosco, Liotti anticipato Fanale, fa 1-0 Regina. L'apertura sulla destra dall'altra parte per Caso che va a sfidare uno contro uno con la messa in genere. Caso la posizione, attenzione, il capillo vincente e c'è il 3-2 da parte di Liotti. Ma come si fa? Non è possibile, il 3-2 di Liotti. Passa Cicerelli, ancora Cicerelli, cross in mezzo, deviazione, rete, 3-0, in 10 contro 11, la Regina trova il gol del 3-0.